Il nostro viaggio a Mazara del Vallo termina qui. In questa ultima puntata parleremo di quelle che sono le politiche attive che si stanno in questo momento giocando sul canale di Sicilia, condiviso tra l'Unione Europea e i paesi del Nord Africa, ma soprattutto cercheremo di capire quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro mare, quelle che sono le politiche che si stanno attuando per il recupero delle microplastiche in mare e quale futuro verrà consegnato ai nostri figli in merito al mare. Questo e tutto altro vedremo in questa puntata dedicata alla manifestazione del Blue Sea Land. La forza del Blue Sea Land è la rete, la possibilità di condividere il know-how, esperienze e mettere in tavola problemi con le loro soluzioni. La piattaforma utilizzata per la digitalizzazione del Blue Sea Land è anche una vetrina per le imprese, un'opportunità per il matchmaking, un'occasione di confronto e scambio, ma è soprattutto un'occasione per portare a tavola il pescato. Che piatto avete preparato? Allora, abbiamo preparato con i nostri studenti dell'alberghiero di Marsala delle tagliatelle al nero di seppia con un ragout di triglie freschissime, poi una salsa al finocchietto selvatico e un couscous alla bottarga e agrumi. E poi per finire, proprio per dare quel tocco di sapidità, abbiamo pure della salicornia. Quanto è importante anche l'apporto che questi ragazzi vi stanno dando, cioè in questi 5 giorni dedicati appunto alla pesca? Allora, io di certo sono sempre un promotore e un fautore di coloro che devono essere sempre attivi nel territorio, sia locale, sia regionale che nazionale. Quindi queste vetrine importanti sono da lancio ai nostri studenti che ovviamente poi nel loro proseguo della carriera sia scolastica ma soprattutto futura professionale hanno almeno qualcosa nel bagaglio con cui spendere in tutto il territorio. Visto un attimino quello che è l'evento, abbiamo cercato appunto di conciliare sia la tecnica di cucina che la tecnica di sala, poiché nello specifico oggi si parla di show cooking, però vero è che la storia ci insegna che appunto le prime preparazioni che gli ospiti potevano vedere si effettuavano con la tecnica del flambé e quindi oggi andremo a effettuare la stessa ricetta con la tecnica che possiamo utilizzare in sala. È ovvio che la tecnica è un tantino diversa rispetto a quello che potremmo fare in cucina, perché tutto si fa con le clips, non si assaggia, e anche nella tecnica di cottura andiamo ad eseguire un attimino dei passaggi diversi rispetto a quello che potrebbe essere solo il solito piatto che prepariamo in cucina. Ma nello specifico come funziona e quali sono i vantaggi di questa tecnica? Allora, la tecnica è sicuramente sotto il profilo scenico, poiché l'ospite può assolutamente seguire in modo esperienziale quella che è la nascita del suo piatto. Peraltro la vecchia scuola insegna che per certi aspetti lo potremmo pure personalizzare, perché appunto ci troviamo dinanzi all'ospite. Vero è che per quelli che sono i costi e i tempi, oggi con l'evoluzione e involuzione che ha avuto la ristorazione non spesso troviamo questa tecnica, perché il personale che dovrebbe essere impegnato è più numeroso rispetto a quello che solitamente occorre. I tempi, i problemi organizzativi per certi aspetti ci sono, ma anche i costi. Quindi è ovvio che queste sono delle tecniche che ormai troviamo nelle strutture di livello. Però per noi che siamo un istituto alberghiero è fondamentale che i nostri ragazzi abbiano questa preparazione, perché miriamo a dar loro una preparazione soprattutto per strutture di un certo calibro. Di modello operativo, grazie al pescato, parla l'assessorato al turismo, che propone a Mazara un ascolto diretto da parte dei rappresentanti del governo in merito ai fabbisogni e alle istanze provenienti dalla realtà imprenditoriale e produttive delle nostre singole regioni. Noi come comune di Mazara del Vallo facciamo parte del FLAG,
insieme a tanti altri comuni, e questo progetto in qualche modo costituisce per noi un modello operativo che considera il prodotto enogastronomico un driver turistico, non un elemento complementare. L'enogastronomia diventa un elemento fondamentale nel viaggio del turista, del visitatore. Quindi sotto questo punto di vista collaboriamo con il FLAG proprio per lavorare insieme ai nostri operatori turistici sul territorio e creare insieme un nuovo modo di vivere l'enogastronomia, una motivazione in più forte affinché i visitatori si possano innamorare di questa terra. Ecco, questo è un po' in sintesi il valore del progetto Itinerari del Gusto. Noi qui partecipiamo anche con gli operatori che sono stati coinvolti in questo progetto e rappresentiamo anche il nostro stile, la nostra modalità di costruire turismo a Mazara del Vallo, che è quella di mettere insieme il pubblico, il privato e le persone. Insieme facciamo una sintesi di quelle che sono i bisogni, le esigenze e su questo costruiamo. Il mare rappresenta un confine naturale delle comunità politiche, delle loro leggi, dei loro diritti e doveri che definiscono l'appartenenza a una cittadinanza, ma anche via di scambio e spesso anche di controversie e prese di posizione di alcuni paesi. Ecco che Blue Sea Land si pone al centro come tavolo di dialogo proprio sul Mediterraneo. Il FLAG, la Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese, è un piano di azione locale da attuare e fra le azioni di questo piano è importante la presenza al Blue Sea Land. Il Blue Sea Land si concretizza nella pubblicizzazione di finalmente i nostri itinerari del gusto, che sono degli itinerari creati dal FLAG per valorizzare quello che è il pescato locale, le tradizioni, la nostra cucina, quindi permettere al centro di uno itinerario turistico quello che è appunto il pescato, e lo declineremo nelle tonnare, nel sale, nel gambero rosso e quant'altro. E poi un importantissimo appuntamento che è quello delle donne al mare. È il secondo appuntamento che facciamo proprio nel distretto della pesca, il primo è stato l'8 marzo scorso. Adesso ritorniamo con delle ospiti incredibili, perché abbiamo la Maffei, la scrittrice, l'antropologa, ha scritto un libro proprio sulle donne pescatrici delle Eolie, con altre illustri ospiti, tra le quali c'è anche Donatella Bianchi, quindi un parterre di grande di tutto rispetto per declinare quello che è il rapporto delle donne con il mare e per il mare, quindi restituire una visione del mare al femminile. Io chiederei che l'attenzione a tutto quello che è il settore della marineria e della, così come sta svolgendo già il Dipartimento, ma con un occhio particolare a quella che può essere l'imprenditoria al femminile in un settore che è visto tipicamente al maschile. Io credo che quello che è la risorsa mare può essere declinata sicuramente in termini anche occupazionali, con riferimento anche all'occupazione femminile. Lo stato di salute della pesca in Sicilia è travagliato da vecchi e nuovi problemi nel contesto dell'attuale difficile situazione di crisi economica e sanitaria, in cui è indispensabile poter contare su una governance di adeguata esperienza e di alto profilo, ma anche invece un aiuto più sistematico, più concreto e più organizzato da parte dell'Unione Europea per far sì che dia supporto a tutti i paesi costieri dell'Unione. Abbiamo raggiunto
gli obiettivi che ci eravamo prefissati, il tempo è stato clemente, siamo riusciti pure ad avere il pubblico che ci aspettavamo, abbiamo fatto una serie di attività che erano e che sono e che saranno anche in futuro volte alla ricerca di una uniformità di operazioni sul territorio regionale, una particolare e una profonda sentita manifestazione da parte dei diretti interessati. Questo devo dire mi ha molto incoraggiato, perché ho visto una marineria viva, ho visto un mondo della pesca interessato ai problemi, non distaccato, non col senso di sconfitta che molto spesso purtroppo vediamo in alcuni settori. Devo ringraziare particolarmente i ragazzi del dipartimento, sia i dirigenti che il comparto, per la professionalità, per l'attaccamento al lavoro, per la serietà e per la competenza che hanno dimostrato. La riuscita di questo Blue Sea Land e delle attività del Dipartimento Pesca sono dovute alla loro capacità operativa, per cui un forte ringraziamento a tutti loro. Questa è stata la 10ª edizione del Blue Sea Land, ma la prima edizione degli Stati Generali della Pesca della Regione Sicilia. C'è una svolta profonda all'interno dell'assessorato del Dipartimento della Pesca Mediterranea. È un'attività che è iniziata quest'anno, volta in particolare a un'attività tecnico-politica, sociale e amministrativa. Non deve essere passerella, non deve essere una serie di incontri, di convegni e di partecipazioni fino a se stesse. Deve essere il Blue Sea Land e il Dipartimento della Pesca e il padiglione che il Dipartimento della Pesca garantisce ogni anno, punto di incontro per programmi, per attività e per tutta una serie di organizzazioni che poi da quel momento si devono realizzare e portare avanti. Da Mazara del Vallo si riparte per rilanciare la prossima edizione del Blue Sea Land, ma soprattutto per porre l'attenzione sulle politiche legate alla pesca. L'impegno del governo regionale è quello di creare le sinergie con Roma affinché si possano definire le corrette politiche per il rilancio del settore, affinché a Bruxelles si possano difendere le specificità del Mediterraneo. Il fatto stesso che siamo riusciti a fare la manifestazione, a svolgere la manifestazione in presenza, secondo me è un fatto straordinario. Oggi magari non lo sembra, ma quando si iniziò a parlarne eravamo in piena pandemia. Ora serve sicuramente rilanciarlo bene, rilanciarlo meglio. Sicuramente ci sono delle cose da aggiustare, è evidente, soprattutto mi riferisco al coinvolgimento della città, della regione, per fare anche un momento di interscambi, e quindi sicuramente il bilancio è positivo. Abbiamo rimesso il percorso in moto ed è stato utile, ed è utile per fare, dopo questo momento di bilancio preventivo, come dicevo poco fa in conferenza stampa, un momento anche di sintesi per essere con intelligenza, realisti e capire dove poter intervenire per fare in modo che questa manifestazione, che ormai è un brand internazionale, possa davvero continuare a svilupparsi per dare il giusto sostegno al settore produttivo siciliano. La scommessa per il prossimo anno è quella di fare in modo che le varie componenti del mondo produttivo e non solo, dei territori, delle nostre comunità, possano davvero interscambiare le loro esigenze. Quindi mi riferisco al momento politico istituzionale, al coinvolgimento diretto degli imprenditori, quelli che lavorano e quelli che producono, al coinvolgimento anche delle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali, anche loro costituzionalmente riconosciuti, ma soprattutto poi al mondo che vive, al mondo che, poi è il fruitore di tutta un'attività economica importante, perché davvero questo evento, se lo riusciamo a integrare come momento di sintesi rispetto a tutto questo, io sono davvero convinto che si possono creare le condizioni per assicurare alla Sicilia e ai siciliani, per quanto ci riguarda, un futuro sicuramente prosperoso e un futuro che
può consentire, diciamo così, alle future generazioni di potersi realizzare, di poter realizzare i propri sogni in Sicilia. L'obiettivo è che ogni giovane che lascia la Sicilia la deve lasciare per scelta, non più perché è obbligato a farlo da condizioni economiche che giustamente non ne consentano la realizzazione dei propri sogni e dei propri desideri. Un altro elemento fondamentale per dare un futuro migliore alla Sicilia è, diciamo, l'utilizzo vero di tutto quel patrimonio archeologico, storico, monumentale che esiste nel Canale di Sicilia. Non ricordate, ci ricordo a me stesso che il Satiro, quella strada meravigliosa che diciamo contribuirà, ha contribuito, ma contribuirà anche al futuro ancora di più a rilanciare la nostra città, è stata pescata da un'imbarcazione nel Canale di Sicilia. Quindi questo momento di cultura abbinata all'agroalimentare, quindi cultura, cibo, territorio, questo è il nostro tesoro. Noi dobbiamo essere imprenditori di tutto questo. E quindi la Sicilia, il governo regionale Musumeci è stato presente, diciamo, in blocco. C'è stata anche la presenza dell'assessore La Galla rispetto ai temi della formazione del lavoro, applicata anche in settori importanti, quali potrebbero essere appunto i pescatori, gli agricoltori, l'intervento dell'assessore Razza, l'intervento dell'assessore Armao. Voglio ringraziare quindi i due dirigenti più impegnati, a Pulizzi, a Cimino. Quindi l'impegno è complessivo del governo della regione. Quindi davvero approfitto anche di questo momento per ringraziare tutti i miei colleghi che insieme a me hanno voluto e hanno dato quel contributo, ripeto, per raggiungere l'obiettivo che serviva dopo il momento dello stop dovuto alla pandemia: rimettere in moto il Blues Land, che rischiava altrimenti di essere, diciamo così, non voglio dire morire, ma di rallentare un po' la propria opera. Noi questo l'abbiamo assolutamente, diciamo, non consentito, e anzi devo dire che con soddisfazione abbiamo rimesso in moto un percorso che negli anni a venire sarà sicuramente migliorato e potrà garantire dei risultati, degli obiettivi ancora più importanti. Voglio dare alla Sicilia un futuro attraverso il sostegno alle imprese, attraverso il lavoro vero, attraverso il rapporto con il resto dell'Italia e con altre regioni con le quali abbiamo realizzato sinergie, alleanze che fanno sì che oggi il governo siciliano abbia il coordinamento della Conferenza delle Regioni del Mediterraneo per la cosiddetta Commissione Intergovernativa, quindi coordina le regioni dell'intero Mediterraneo, che attraverso il lavoro fatto coordini le intere regioni italiane sul tema dell'insularità, abbia il coordinamento anche della politica europea di tutte le regioni italiane, e oggi si è anche approdato alla gestione dell'Agenzia della Coesione. Questi risultati sono il riconoscimento da parte delle altre regioni del ruolo che ha la Sicilia nella dialettica del nostro paese, ma nel settore dell'agricoltura, che è in forte sviluppo, e nella tendenza dell'economia, che è in crescita per i prossimi 4 anni, prevista in crescita dinamica.